Ciao a tutti, buona serata. Allora, come vedete, non sto in collegamento con un terrorista sul treno, ma è Medrin che sta tornando dalla base. E io invece sono rimasta qui appunto a Venezia. E, quindi, appunto, però, Allora, io... impertenniti. Ma premetto solo che Vai, intanto l'audio arriva in differita di brutto e poi se sentite rumori strani, tipo questo, sono in treno e poi non so se la connessione reggerà. Però ecco, vabbè. già Davide ti dice, è passato il controllore. No, ancora no, ancora no. Ciao Federico, ci dice, sono riuscito ad esserci, grazie, grande. Abbiamo appena iniziato, quindi segui la diretta proprio subito. Ciao Camilla, come sta? Ci dice come stiamo. Stasera che non si sente niente, c'è il tutto. E ci dice come stiamo, stiamo bene. Insomma, io sono un po' oggi, diciamo, sto sentendo i primi sintomi della fatica, però comunque cerco di tenere botta. Davide mi dice quanto mi mancherà Lorenzo. Infatti, No, Lorenzo non ragazzi. lo so, mi mancherà più Medrain di Lorenzo Ah, forse. grazie, non so cosa voglia dire, però. infatti, vedi, lascio il dubbio. Sì, infatti, guarda, sto qui. Ho pure perso la postazione solita, anche se sono arrivata prima, ma ci stanno praticamente dei tizi del dopolavoro, stanno un attimo fumando la sigaretta. E quindi niente, insomma, sì, me ne farò una ragione, cercherò di reagire. Infatti, ho appena bevuto uno spritz Ecco, per per dimenticare. consolarmi, capito? Federico ci dice, ah, Ila, ciao Ila, pure lui, pure lei c'è stasera. Madrain mette la mascherina per No, coprire le occhiaie da stanchezza. Ti dice Ila. Io dovrei mettere il burka perché stasera veramente, poi con sta luce che sono proprio sotto un lampione al neon, quindi cioè. Ecco, si è bloccato. Vabbè, intanto vi dico un po' io la giornata di oggi, poi intanto non è che c'è molto da dire oggi perché abbiamo visto giusto due film. Io ovviamente Miss Mars l'avevo visto già a Roma e mi era piaciuto, quindi finalmente ne posso parlare perché sono stata tenuta in silenzio per l'embargo. Sei tornato? Vabbè, intanto sto dicendo un Sì, adesso, pochino. ma sì, esatto. Quando vedi che sparisco, continua a te perché mi Sì, sa che qua la certo, non ti connessione. preoccupare. E quindi, vabbè, dicevo Miss Marx, allora a me era piaciuto molto, infatti poi metterò nelle stories pure la recensione, insomma, che è stata pubblicata, però allora non è proprio un capolavoro, per me, per carità, cioè nel senso non è tra i miei preferiti fino ad oggi qui in concorso, però non è proprio perfetto. Comunque mi ha incuriosito questo ritratto un pochino sullo stile di quello che ha fatto Sofia Coppola con Maria Antonietta, che è un po' un ritratto di un personaggio femminile, insomma, del passato, però in una chiave un pochino più moderna. E vabbè, in primis perché usa una colonna sonora molto rock urlato, insomma, fin dai titoli di testa e poi, insomma, lungo tutto il film. Però poi anche per uno stile proprio di racconto che secondo me comunque ecco, non è proprio il classico film in costume che insomma che si può immaginare perché comunque è di Susanna Nicchiarelli che forse non so se avete visto già Nico e altri suoi film, lei è un pochino insomma su questo stile e poi ogni tanto ha fatto questo confronto fotografico con delle fotografie d'epoca e fotografie più recenti per insomma soffermarsi un po' sul tema appunto dei diritti dei lavoratori, delle proteste, perché comunque parla in questo film di Eleanor Marx, che è la figlia minore di Karl Marx e ne parla appunto con un biopic un pochino particolare e lei appunto si è battuta tutta la vita per i diritti dei lavoratori, per lo sfruttamento minorile, cioè il lavoro minorile e ovviamente poi c'è insomma l'ombra di questo padre un pochino importante. E poi soprattutto anche molto il rapporto con il marito, che comunque ecco, era un po' diciamo egoista, un pochino mantenuto, però lei era innamorata, quindi poi ha fatto un pochino, secondo me, di scelte sbagliate in relazione a lui.
Però comunque ecco, a me come film mi è piaciuto, ho trovato molto coraggioso e un pochino diverso insomma. Però a me Drain non è piaciuto, quindi allora siamo qui. Sì, no, no, non piaciuto, no, però io l'ho trovato parecchio noioso nel metodo di narrazione. Cioè, allora, la ricostruzione storica, il vestiario, cioè costumi, scenografie, quello, cioè, ottimo, ottimo lavoro. Però il fatto di anche tutti, ovviamente le riflessioni che ne vengono fuori, quelle che dicevi te, poi dei diritti delle donne, eccetera, però è un po' narrato in maniera pesante, non so come dire, però a me è risultato un po' così, cioè che non passava più, cioè poteva essere, anche perché ogni tanto sparano sta musica rock o lei che ballo che sfonda la quarta parete parlando con noi pubblico, però lo fa ogni tanto, che sembrano dei pezzi quasi a caso, così solo per riattivare il ritmo, però in realtà il resto non è così, quindi non lo so, non mi ha troppo convinto su quel lato lì. Per il resto, come messaggi e tutto il resto, sì, quello sicuro. E poi volevo fare una piccola parentesi, che oggi vedendo le varie pagelle che insomma ci sono, questo Chuck Daly che ogni giorno ci dà, insomma, passa qui al festival per con i giudizi di alcuni critici più, diciamo, in vista. Che al momento, insomma, questo è uno dei film favoriti, quindi, però ancora ne dobbiamo vedere parecchi di film. Però ecco, come ripetevo prima, non è il mio preferito, però è tra, diciamo, quelli un pochino che mi hanno convinto di più fino adesso. Quindi vedremo un po' come va. E, allora, intanto vediamo un po' dei commenti. Sì, io faccio fatica a vedere. Tanto te lo dico io. Allora, Federico ci dice: una domanda, ma voi avete fatto tipo un abbonamento che vi faceva entrare nelle sale, oppure avete comprato i biglietti per ogni film? Allora, Federico, no, noi avevamo l'accredito, cioè io ho ancora l'accredito stampa, quindi cioè, noi lo seguiamo come stampa il festival, quindi puoi ovviamente entrare, cioè, alle conferenze stampa, ai film, insomma, soprattutto provare per credere lui. E quindi praticamente sì, in teoria ci sono proprio delle proiezioni stampa la mattina che sono solo per gli accreditati, invece poi nel pomeriggio sono miste. Però appunto, se prenotiamo il biglietto, beh, poi quest'anno era tutto un po' particolare perché bisognava prenotare il biglietto a prescindere, però in realtà negli altri anni dovevi prenotare il biglietto per quelle col pubblico, perché se c'è comunque del posto anche per la stampa, però così insomma funziona. Davide ci dice: è passato il controllore ed è scappato. No. Che ha detto questo parla da solo, capito? Ilaria, Davide, sono la nostra ship dell'estate. Ah, c'è ancora del gossip qui, ormai abbiamo scatenato il gossip estivo. Davide dice: viva, anche Ila mi sostiene, vabbè, quindi ormai c'è la novella 2000, ci fa un baffo a noi. Vedo Ila ti vede dubbioso su Miss Marx, e quindi sì, hai detto la tua, quindi sì, abbastanza negativa insomma del giudizio. E mi senti? Camilla, cioè, praticamente sì, io ti sento. Io ti ho perso praticamente da quando parlavi della credito stampa, non ti ho più sentito. Ah, vabbè, aspetta, che t'ho passato il controllore ed è scappato, l'hai sentito? Eh? Vabbè, sì, vero, sì. Poi ti chiedeva, no, Camilla diceva: quanto date a Miss Marx da 1 a 10? Allora, per me 7. Sì, anche secondo me. O meno, aspetta, facciamo sempre. O vedi, Mezzo. E qua poi c'è del gossip, cioè si sono scatenati, quindi ormai sì, del gossip. Sì, ci ha detto, c'è novella 2000, c'è Davide e Ila che stanno filando perché vogliono fare testimone alle nostre nozze, cioè.
Davide, da ieri sera c'è ormai siamo tipo Scully e Mulder, che è una vita che non capito, dobbiamo da un po' di... Davide dice, ah, ovviamente il matrimonio a tema cinema, certo, sì, facciamo portare le fedi a Brad. Sì. poi cambi marito. No, vabbè. E quindi poi va bene, a parte Miss Marks. Basta, dire, non c'è più niente da dire. No, The World to Come abbiamo visto oggi. No, dicevo di Miss Marks, non c'è più niente. Di Miss Marks niente. No, adesso tu dici ci farei la danza in mezzo al treno, la danza con gli oppiace. Dice, fa come fa lei, esatto. E si scatenano. No, invece The World to Come... Sì, io ti sento sempre, ti vedo e ti sento. Mi senti tu? Vabbè, intanto parlo dell'altro film. Okay. Che è The World to Come, che a me è piaciuto molto moltissimo. Cioè, uno, diciamo, insieme a Pieces of Woman, sono per il team Vanessa Kirby, che qui ha presentato questi due film al festival, e tutti e due mi sono piaciuti molto. E vai, lei, vabbè... A tratti, vai. Facciamo che parti te, perché... Parla sì, te. Sì. E quindi niente, no, mi è piaciuto molto questo film, che ha un, diciamo, un'atmosfera da romanzo inglese, cioè non so se vi piacciono questo stile di film, ed è ispirato infatti a un romanzo omonimo di Jim Shepard, che comunque ha contribuito anche alla sceneggiatura, cioè, l'hanno scritta insomma a quattro mani, però c'è anche lui. E quindi io sono sempre favorevole molto quando, diciamo, lo scrittore di un libro da cui è adattato insomma il film contribuisce anche alla sceneggiatura, perché secondo me riesce bene a dare il senso proprio della storia che voleva raccontare. E mi è piaciuta molto l'atmosfera, molto accogliente, calda, con queste inquadrature che sembrano un po' dei quadri impressionisti, con i contorni un po' sfumati, queste condizioni atmosferiche un pochino insomma avverse, tipo stile Cime tempestose, e poi appunto c'è questa storia fondamentalmente di queste due coppie che vivono appunto nel XIX secolo, disperdute nella natura, e in questo ambiente rurale, e praticamente le donne comunque sono un po', diciamo, responsabili dei lavori di casa, e passano insomma le giornate appunto a fare lavori di maglia, a cucinare, insomma, mentre gli uomini lavorano fuori. E quando tornano a casa appunto cenano insieme, insomma si scambiano due chiacchiere, e quindi c'è un po' lo sguardo, diciamo, dell'epoca, come proprio le divisioni dei compiti tra femmine e maschi, uomini e donne, queste cose qui. E loro due però appunto poi nasce una liaison, cioè una complicità insomma molto profonda tra le due donne, e questi due mariti che comunque appunto sono Casey Affleck e Christopher Alcott, mi sembra si chiami, che comunque danno questo sguardo di due mariti molto diversi, perché Casey Affleck è il marito un pochino più, diciamo, più comprensivo, perché comunque anche asseconda un pochino questa insomma innamoramento della moglie, insomma, per una donna, perché comunque è molto innamorato, quindi dice più, cioè, senza di te sono perso, quindi cerca un po' di trovare un senso e rimane comunque complice, diciamo, con lei, mentre l'altro è un po' più cioè segue le regole dell'epoca, quindi è un po' questi preconcetti, insomma, lo comincia schilista. A leggergli l'Antico Testamento, sì. Insomma, molto diventa più aggressivo, insomma, quando scopre questa cosa. E, è un film, secondo me, molto caldo, cioè c'è un'intensità molto delicata, calda, elegante, cioè nel senso che comunque anche come è descritto questo rapporto tra le due donne è molto raffinato, e sicuramente si vede che un pochino il tocco femminile dietro la macchina da presa, perché appunto è una regista, insomma, donna. E mi è piaciuto molto, cioè, poi c'è questa narrazione un po' stile diario, con questa voce fuori campo della protagonista, che è Catherine Waterston, che ecco, per esempio, tutto, cioè, come notavamo oggi, però appunto tra le due, Vanessa Kirby ha molto più carisma, molto più pathos, secondo me, nell'interpretazione. Esatto. Allora,
Parto dicendo che quello che ho visto anche nell'altro film, cioè scenografie, costumi, eccetera, anche qui sono super accurati, forse anche più dell'altro. Anche a me nel complesso è piaciuto, però appunto come hai iniziato a accennare, Catherine Witherspoon, io non la trovo mai in parte, ma cioè, più che altro ha gli occhi spenti, cioè non sono espressivi, ma in nessun film. Cioè, ha un po' il problema di Daisy Ridley, secondo me. Invece, appunto, Vanessa Kirby, che appunto, anche se era altezzosa ieri in conferenza stampa, in realtà nel film è veramente brava, molto brava. Casey Affleck fa il suo, ma non è che c'è poi così tantissimo. Per il resto, il film sì, è un po' monotono per me, cioè nel senso che comunque è un po' con pochi, insomma, momenti briosi, però nel complesso è un bel film, delicato. Ci sono un mucchio di frasi che me le sono scritte, alcune sono frasi veramente un po' potenti, un po' poetiche, vabbè che poi verranno dall'opera, però comunque Sì. sono veramente belle. Aprono mondi e riflessioni, e anche il titolo, ti rendi conto alla fine, perché il titolo è The World to Come, quindi il mondo che verrà, è tipo cioè, spiega un po' tutto il film, cioè, nel senso, è un po' come la forma dell'acqua, che quando finisce solo il titolo ti apre un mondo, e qui è uguale. Sì, no, Quindi infatti, sì. beh, per esempio una frase che mi viene in mente è di lei che dice, cioè quando scopre un pochino questo sentimento per il personaggio di Vanessa Kirby, dice comunque fino a quel momento si era sentita tipo una radice in un vaso troppo piccolo, cioè nel senso che comunque ecco, se magari non aveva proprio conosciuto alcune sensazioni, perché poi appunto non è che stanno nella metropoli, cioè stanno in un ambiente veramente, cioè con le mucche, le pecore, i maiali, sperduti appunto nel nulla, quindi magari non aveva mai avuto modo di esplorare insomma questa sua attrazione insomma, no? Per un'altra donna, quindi è molto bello, molto intimo, ecco. Allora intanto Ila ti dice che in C'è anche questo un momento ospite, sembri Bane di No, c'è un chi è? ospite, c'è un ospite, boh, non lo sai. No, sì, un po' Bane, un po' Schroeder dei dottor Bane di Green. Nolan che fa la diretta ma senza energie vitali. No, ormai se l'è giocata le energie vitali oggi. Poi Camilla ci dice: quando vedrete il Già. live action di Mulan, io l'ho Persi visto nuovo. ed è imbarazzante, ha smontato i temi del film d'animazione, non c'entra niente con il film d'animazione del 98. Quello adesso quando tornerò da Venezia magari lo vedrò. Aspetta, my dream si è bloccato. Mi senti? Adesso, solo adesso, non ho sentito nient'altro. No, dicevo Camilla ha detto che ha Vabbè. visto Mulan. Mi senti adesso? Sì, ma l'ha comprato? Accesso VIP. Mi sa di sì, ha detto che è imbarazzante, però perché ha smontato i temi del film d'animazione e non c'entra niente insomma, col film d'animazione del 98. Allora, io ho detto, io lo Ok. vedrò quando torno da Venezia, magari me lo vedo per curiosità, ero curiosa di vederlo, Sì, dato che l'ha adesso. smontato. E adesso ho intenzione di andare a vedere After domani, e poi mi voglio buttare su The Boys. Vabbè che sono usciti solo tre episodi, ma quindi poi È dopo la tua magari. reazione al cinema autoriale di questi giorni. Sì, ma adesso ci vuole un po' di. Aspetta che faccio vedere il biglietto. Sì, vai. Intanto io leggo allora. Davide dice: ma il canale Twitch lo aprirete quindi? Spero di sì, perché Twitch sta andando molto in questo periodo. Guarda, ce l'abbiamo in programma, ti prometto. Ti prometto che insomma lo faremo, però abbiamo pensato un po' più dopo Venezia, con calma, in autunno, che magari insomma si fa di più. Ila ci dice: fino ad oggi quale film vi ha colpito di più? Che bella frase, una radice in un vaso troppo piccolo. Sì, infatti no, è pieno quel film di frasi. Io ero abbastanza estasiata, diciamo, su quei film che mi piacciono molto. Allora, quale film? Eccoci, è tornato. È il bello della diretta.
Insomma, Davide ci chiedeva quando apriamo il canale Twitch, però io ho detto che in autunno, insomma, mo quando ci togliamo Venezia e tutto, è nei programmi. E Ci quale sono. film ci ha colpito? Allora, sì, dicevo che Davide ci chiedeva di quando apriamo il canale Twitch, e io ho detto in autunno, insomma, dopo Venezia è in programma, quindi lo faremo. Esatto. E Ila invece Vado a ci dice: gesti, quale... forse mi. No, no, ma ti sento, io ti sento bene. Ok. E dice: quale film ci è piaciuto di più fino adesso? Che già è cambiato rispetto a ieri perché ne abbiamo visti altri. Sì, ma per me non è cambiato. Cioè, per adesso è In teoria è sempre. cambiato. Per me è sempre The Duke e Mandibles. Ah, ok, quindi è I cambiata la due che fanno trasferie, non è cambiata. i due che fanno più ridere praticamente. Beh, se poi capirei, è già un miracolo che ci sono le commedie in un festival, quindi ti Sì, sono andata pure è di lusso. vero. No, ma non per quello, ma perché gli altri un problema o l'altro non, cioè non mi hanno Sì, così non ti hanno entusiasmato. convinto, No. sì. No, io diciamo appunto per il momento ho la doppietta Vanessa Kirby, come dicevo prima, mi sono piaciuti Pieces of Woman e questo qui di oggi. Poi Miss Marks e Mandibles pure, cioè questa top 4 che per il momento mi ha, cioè sono i film insomma che ho visto con più piacere. E Ok. Camilla dice no, Mulan l'ho visto in streaming. Ah, bene. Ma Ila, Camilla è ca caspita, Camilla è Camisailor? Cami Sailor, Ok. sì. Ila ci dice: caspita Lori, è vero, ti aspetta After. Poi ci dirai, sono curiosa di questa reazione, di questa impressione a caldo, devo dire. Beh, comunque ha portato un mucchio di soldi al cinema, perché Eh comunque sì, ha fatto un record. in questi giorni qui ha fatti un mucchio. Quello è Tenet. E poi Camilla sempre ci dice: The World to Come con Casey Affleck, un film ambientato in un periodo storico particolare. Sì, è il XIX secolo, guarda, è proprio quella realtà, sei proprio rurale, in costume, cioè proprio Con le realtà bufere incredibili minimal, sì, con le in cui bufere, se ci capitavi le mezzo morivi. tempeste, con il cavallo, insomma, gente che uccide maiali, insomma, queste realtà qui. Quindi ecco, infatti per farti un po' capire appunto il genere appunto stile romanzo inglese, quel un po' di quel genere lì, insomma, se ti piace, perché molti non, cioè un pochino piace o non piace. E il Davide ci dice: la prima live cinefila dal treno. Sì, No, facciamo pure il treno live, no? in E no, realtà lui no, è vero, sì. e qui Non colgo lo fate l'occasione. alterare, attenzione. No, no. Qui colgo l'occasione per dire che questo vale anche come cine live mia domenicale, perché l'ho detto prima nelle storie, perché comunque già vedete che è complicato fare questa, mi si blocca ogni 30 minuti, ogni 30 secondi. Farne due è impossibile. Poi tra poco devo fare il cambio Ferrara, quindi però diciamo che ne ho fatta l'anno scorso, sempre a tornare dal Festival di Venezia, l'ho fatta la Cine Live in treno, era anche andata bene come connessione, non so perché quest'anno no. Niente, poi ci sono altri E poi commenti. no, vero, ci volevi dare un gossip del fatto che ti hanno dato la mascherina lì sul treno, tutto il kit. Ah, sì. No, mi hanno Sei detto stato, è sì. stato coccolato. Vabbè, ma è una mascherina normale. Ah, beh, vabbè, Sì, già è tanto, vedi. e poi Come l'acqua San Benedetto in lattina, pensa te. che da me non esiste neanche. In quella zona strana che era Ravenna. Adesso. Davide ci dice: hai saltato Instagram oggi, quindi sì, praticamente facciamo Sì, facciamo tutto qui perché un sennò accorpamento. farne due è impossibile. Quindi questa E poi ti scriverai dice: nel freccia titolo. rossa, prima classe, sì. Esatto. Nel titolo sarà Cine Live barra cosa. Certo. Cine Live VS.
Poi niente, domani, oggi poi ecco, io non, in teoria dovevo vedere un documentario di Abel Ferrara, però Potevo lo vedo farlo in domani perché ASMR. poi sì, anche. Potevi provare. Sì. Niente, no, dicevo appunto che potevo vedere un documentario, ma lo Fate vedrò più. domani. Che dici? Ok. No, dicevo che a parte che non sento più molto e poi devo scendere. Vabbè, sì, vai, vai, dai. Chiudo io e Quindi anticipo un niente. po' le cose di domani. Io vi saluto. Da domani comunque, poi lo ricordi tu, chiuderemo, cioè continueremo a fare le giornaliere, io ovviamente da casa, tu da lì. E Certo. quindi a domani. Buon Buona proseguimento di serata. viaggio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, intanto Davide Ciao, dice anche a grazie. me avevano dato l'acqua San Benedetto in lattina su Frecciarossa, non ho mai osato berla, la tengo come ricordo addirittura, è un cimelio praticamente. E allora, vabbè, io intanto vi faccio vedere qui dintorni, sono, vabbè, qui è una zona abbastanza tranquilla, ma in realtà al di là di quel, dove vedete quelle luci, ci sta praticamente la bolgia della domenica. E domani appunto vedremo, cioè vedrò altri due film in concorso, però adesso non ho. Cos'è quel palazzo? È una sala, si chiama Sala Giardino, questa qua dietro di me, dove fanno alcuni film. È una sala che è nata, diciamo, più recentemente, è stata costruita, mi pare, forse 3 anni fa, una cosa così, quindi molto carina, insomma, siamo già andati parecchio fino a oggi a vedere le varie proiezioni. E niente, quindi domani, insomma, vedrò altri due film in concorso e poi vi farò sapere, insomma, quali, perché purtroppo mi sono scordata il programma a casa, il programmino scritto, quindi mea culpa. Però vabbè, sono contenta che siamo riusciti alla fine a fare sempre sulla mezz'oretta di live, nonostante le varie problematiche logistiche. Quindi, insomma, tenete conto che non vi facciamo mai mancare niente. E quando torno, Davide, cioè, finisce il 12 il festival, quindi lo seguirò un po' tutto come ogni anno. Ormai sono parecchi anni che sono un'affezionata. Poi quest'anno, appunto, nonostante tutto, ce l'abbiamo fatta. Com'è questa esperienza al Festival di Venezia? È bellissima, come sempre. Insomma, io sono un po' una veterana, quindi sono molto affezionata tra, insomma, i vari festival. Venezia e Berlino sono quelli un pochino più storici. Poi Venezia è il festival, insomma, di cinema più antico del mondo, quindi è sempre, ha un suo status symbol. Ma il Baby Yoda sì, non è venuto con me, anche se sono venuta in macchina, quindi ho esagerato con i bagagli, però il Baby Yoda l'ho lasciato a riposare perché Porello non se la sentiva di fare soffrire la macchina. E niente, allora vi saluto, perché appunto così vado a mangiare un boccone anch'io. E niente, quindi grazie ancora di averci seguito e mi raccomando, domani più o meno, ecco, come avete capito, l'orario è un pochino un po' flessibile perché dipende un pochino da quello che io vedo. Domani mi pare che c'è un film anche alle 7:30, quindi forse sarà un po' più tardi la live. Però insomma, restate sintonizzati, seguiteci su Instagram, MadReinotto e Letizia Rogolino, come vedete qui, perché magari nelle stories appunto diamo un po' di aggiornamenti sugli orari, insomma, più precisi, più tipo sul pezzo. E intanto niente, quindi grazie ancora e ci sentiamo poi domani, mi raccomando. Intanto continuate a seguire con noi il Instagram e qui su YouTube. Ciao Camilla, ciao Davi, ciao a tutti, ciao ciao.